Restady è finalmente stato rilasciato in via ufficiale al pubblico, per la gioia di tutti coloro, incluso me, che lo stavano attendendo da tempo. Molti di voi avranno probabilmente già sentito questa notizia dai vari gruppi Facebook, molti altri che invece non l'avevano sentita si troveranno di fronte ad una piacevole sorpresa. È vero, sapevamo già tutto di questo nuovo Real Steady perché i vari beta tester ci avevano già deliziato con hype relativi all'interfaccia e alle potenzialità del programma, ma almeno personalmente non vedevo l'ora di metterci le mani per capire se effettivamente ci fossero differenze con la prima versione. Molto interessante la tattica di GoPro di inserire Real Steady come plugin per il GoPro Player e anche di far aggiornare tutti coloro che avevano pagato la prima versione in maniera completamente gratuita, semplicemente inserendo il seriale che vi è stato assegnato quando avete acquistato l'applicazione e la vostra mail per il login. La procedura è la stessa identica sia per Windows che per Mac, quindi quello che vedremo all'interno di questo video è identico. Vi servirà soltanto il vostro seriale e ovviamente la mail con la quale avete effettuato l'acquisto della prima versione. Quindi mettiamoci comodi e cominciamo. Andrò a fare questa procedura sul mio Mac, ma come vi dicevo è esattamente la stessa anche su Windows. La prima cosa che dovete andare a fare è recarvi su App Store e cercare GoPro Player. Vi uscirà praticamente subito. Nel mio caso io ce l'ho già installato perché la procedura l'ho già fatta. Una volta installato il GoPro Player vi basterà aprirlo e già vedrete questo pop-up che vi informa di Real Steady per stabilizzare le vostre riprese. Per effettuare il login e far funzionare Real Steady sul vostro GoPro Player dovrete andare in assistenza. Adesso io ho già fatto la procedura, quindi non si vede la parte di login all'interno della quale dovrete andare ad inserire la vostra utenza con la quale vi siete registrati nella prima versione di Real Steady. A questo punto vi verrà anche richiesto qui se volete scaricare Real Steady e così facendo vi troverete in automatico Real Steady installato. Per andare a stabilizzare un contenuto sarà semplicissimo, ci basterà aprire qui qualsiasi cosa, non so, ad esempio andiamo a prendere questo filmato non stabilizzato, ok, e questa è la situazione che vi troverete davanti, ossia un filmato in 4 terzi, perché ovviamente io l'ho registrato in 4K 4 terzi. Qui mi viene chiesto applicare Real Steady per una migliore stabilizzazione? Gli diciamo sì, applicare il Steady. E come state osservando già viene portato in 16 noni. Qui a destra è presente il tasto per attivare e disattivare la stabilizzazione Real Steady e un pannello dei comandi davvero molto molto semplice che ci fa selezionare l'allineamento con l'orizzonte, quindi l'horizon lock, la fluidità con la quale vogliamo andare a stabilizzare, ma ci dà anche la possibilità di andare a correggere tutta una serie di problematiche legate all'obiettivo. State vedendo qui la velocità di ritaglio è, per capirci, quello zoom in e zoom out classico di Real Steady, può essere regolato se l'effetto vi dà fastidio, può essere applicata anche una correzione dell'obiettivo. Come state osservando qua sotto vi fa vedere che più a sinistra, quindi andandolo a disattivare, sarà più fisheye e qui a destra verrà più strecciato, ovviamente andando a perdere parte del dettaglio laterale. Se andiamo ad attivare Advanced Lens potremmo fare anche l'inverso, perché magari abbiamo una mod o qualcosa che rende molto fisheye la nostra immagine e vogliamo quindi addirittura migliorare la correzione dell'obiettivo. Facciamo finta che tutto sia in ordine e andiamo ad applicare. Per fare l'export sarà semplicissimo, ci basterà infatti andare qui su invia a coda, coda di esportazione ovviamente, andare a scegliere una destinazione, mettiamolo su scrivania, chiamiamolo bla bla,
ovviamente il video spero che non si veda perché non posso farvelo vedere, e qui sulla destra viene mostrata una grandissima serie di impostazioni che davvero mi sono tantissimo piaciute, perché posso andare ad esportare con il codec ProRes, decidendo se fare il 444, 4, 422HQ, 422LT, proxy, insomma andando a scegliere, o addirittura andando a scegliere l'H264 classico e canonico, ma io ovviamente esporterò in ProRes anche per farvi vedere quanto ci vuole ad effettuare l'operazione. Il bitrate lo lascia sempre in automatico, relativamente insomma a queste impostazioni che abbiamo scelto, e possiamo andare ad applicare le modifiche. A questo punto, se noi selezioniamo il filmato che vogliamo andare a stabilizzare, clicchiamo su inizio e guardate quanto ci vuole per esportare un Apple ProRes che peserà all'incirca 40 giga. Quindi davvero una cosa fenomenale. Intanto che lui finisce, parliamo di cose concrete, ossia è meglio della prima versione di Steady? È peggio? Beh, allora, qui nel mio video ho utilizzato una GoPro Hero 10 Naked e effettivamente non è che avessi alcun tipo di problema neanche con la prima versione di Real Steady. Però quella che è la differenza, a mio avviso, sostanziale, la stavate vedendo poco fa, è la velocità con la quale viene effettuato l'export. È tutto molto più semplice rispetto alle versioni precedenti, cioè ci basterà andare ad aprire la nostra immagine, la nostra clip qui, cliccare Real Steady e sarà già automaticamente pronto a stabilizzarla, che sarà un grandissimo vantaggio per tutti coloro che effettivamente non vogliono smanettare, ma semplicemente stabilizzare il filmato. Intanto lui dovrebbe aver finito, andiamo a chiudere questa schermata e andiamo a vedere esattamente, è stato terminato. Cliccando qui potremo andare a vedere dove è stato salvato e ovviamente mandare in riproduzione la nostra clip. Per molti di voi questo guadagno di tempo potrà sembrare una cosa irrisoria, ma vi posso assicurare che per chi come me lavora con i droni e quindi magari a fine giornata deve consegnare il materiale già stabilizzato, il fatto di risparmiare così tanto tempo è davvero una manna dal cielo. C'è poi da dire che la differenza più sostanziale nei tempi di export la notiamo più che su un computer Windows, su un MacBook con le nuove CPU M1 Pro e M1 Max, come quello che ho alle mie spalle, perché effettivamente la prima versione non era ottimizzata e ci voleva davvero un'eternità, e quindi la differenza tra un minuto di export e 20 minuti di export si fa sentire come più la possibilità ovviamente di andare ad esportare. In più, ovviamente, la possibilità di andare ad esportare in Apple ProRes è assolutamente impagabile. Spero di aver reso questa procedura un pochettino più semplice per tutti coloro che non sono proprio smanettoni. Se il video vi è piaciuto, ovviamente ricordatevi di mettere un bel like e di condividerlo con i vostri amici che hanno acquistato la prima versione e che vogliono aggiornarlo, specialmente perché, come abbiamo visto, i tempi di export delle varie clip sono davvero diminuiti tantissimo. Detto questo, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, da Niccolò o Giacas FV.